Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova trasmissione di Spazio Aperto, condotta come sempre da Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Salutiamo il nostro regista Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Mi avete preso in contropiede questa sera, stavo perché mi manca l'assistente alla regia, anche se è presente. Buonasera a tutti quanti. Diamo il benvenuto al nostro ospite Marco Grilli, coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica. Bentrovato Marco. Buonasera Marco. Buonasera a tutti e sempre grazie per l'invito. Ecco, tu di solito ci accompagni per il finire della trasmissione dandoci gli ultimi aggiornamenti sulle questioni di politica internazionale. Quest'oggi invece, assieme a te, parleremo, come preannunciato tante volte ai nostri ascoltatori, della NATO, della sua nascita, delle sue funzioni, del nostro ruolo, del ruolo del nostro paese all'interno del Patto Atlantico. Massimo Bonella ci raggiungerà più tardi per gli ultimi aggiornamenti. Nel frattempo, ricordo agli ascoltatori che è possibile intervenire con le vostre domande o anche con le vostre opinioni sulla chat di Radio Saiuz o chiamando in diretta lo 0422 1626 622. Passo la linea alla nostra regia centrale, a Rosario Moreno, per i saluti al condominio di Radio Saiuz e poi torneremo in diretta con Marco Grilli. A te, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Allora, ritorno in linea. No, giusto le due cose da dire mentre, prima di iniziare, perché noi abbiamo anche WhatsApp, gli SMS, basta mandare un messaggio al 393 78 80 195. Chi ci guarda sulla web TV vedo la scritta scorrevole, insomma, quindi con tutti i numeri e tutto quanto. Chi ci ascolta sulla web radio invece, giusto dirlo. Voglio ringraziare tutte le web radio del network, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgaredo e provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Queste web radio fanno parte del network. Chi volesse può mettersi in contatto con me, info@radiosaiuz.it, per sapere come fare a far parte del network, entrare e mettere su una web radio, benissimo, lo può fare scrivendomi. Con questo è tutto, un abbraccio a tutto il condominio del Radio Saiuz Network questa volta. Vai, Antonella. Grazie Rosario. E, torniamo qui in studio, siamo in compagnia di Marco Grilli, come vi dicevo, coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica, il laboratorio politico fondato da Giulietto Chiesa. E con te Marco, quest'oggi e anche per la prossima trasmissione, quindi i nostri ascoltatori sono invitati a seguirci anche mercoledì prossimo perché continueremo a parlare di NATO e di tutto quello che ad essa è collegato. Lo facciamo in due trasmissioni perché naturalmente non è possibile esaurire l'argomento in una Certo. sola trasmissione in 45 minuti. È un discorso complesso, vasto, che parte da molto lontano, ci coinvolge in maniera oramai sempre più pressante e impegnativa. Pertanto è difficile, tu mi confermi Marco, è difficile riuscire a parlarne e ad esaurire l'argomento in una sola trasmissione. Quest'oggi cominciamo da molto lontano perché l'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, acronimo appunto di NATO, nasce nel 49, il 4 aprile, firmato a Washington DC. Marco, noi siamo stati coinvolti da subito. Vogliamo cominciare col dire ai nostri ascoltatori qual è stato il motivo per il quale questo trattato è stato sottoscritto e per il quale la nostra nazione è stata coinvolta da subito? Nuovamente buonasera a tutti. Intanto per cominciare, la data di origine è già citata tu, quindi non tornerò su questo particolare. Italia è coinvolta immediatamente, tanto per cominciare, per ragioni più o meno esplicite, la sua posizione logistica ancora oggi costituisce un caposaldo della NATO all'interno dello scacchiere mondiale, perché noi siamo esattamente, diciamo, la barriera, se vogliamo, o la linea mediana. Quella che poteva essere per un parallelo la linea Maginot in Francia piuttosto che altro genere di barriera immaginaria tra i due mondi che erano la parte orientale dell'Europa, tra
tra virgolette, del mondo e la parte occidentale strettamente intesa del mondo. Noi siamo lo spartiacque, siamo anche il paese dove fondamentalmente gli americani hanno radicato gli interessi, soprattutto sconfiggendo tutta la macchina fascista e nazista. Quindi Marco, possiamo dire che il trattato è nato, ricordiamolo insomma, perché io spero sempre che ci siano dei giovani ascoltatori che ci seguono, quindi magari ecco, la memoria può essere per loro sconosciuta in questo senso. Il trattato è stato firmato per ragioni politiche e geopolitiche, si può dire. Beh, geopolitiche, politiche, nonché militari. Poi la parte militare è quella che ha preso beh, oddio, ormai è strettamente correlata, tanto che tutte le modifiche che ha subito il trattato nel corso del tempo, dopo vedremo anche volendo il parallelismo tra l'articolo 5 originario e quello che possiamo vedere attuale, nato perché chiaramente costituiva un'alleanza di protezione militare e quindi in questo senso geopolitica, dei paesi occidentali in senso stretto, quindi America del Nord, Stati Uniti d'America, Canada, fino ad arrivare praticamente alla Groenlandia e poi Regno Unito, Francia, Norvegia e Italia. Poi altri paesi diciamo, dell'Europa occidentale, quindi alla chiusura della guerra mondiale. Viceversa, dall'altra parte avevamo la Russia che poi costituì il cosiddetto patto di Varsavia, che era il contraltare alla NATO, nato però successivamente perché fu, diciamo, firmato nel 55 e poi si è chiuso sostanzialmente nel 91. Quindi sostanzialmente il trattato NATO si è sviluppato perché c'era un timore diffuso nel mondo occidentale che il regime sovietico potesse, come dire, cercare di allungare le mani su altri territori più o meno vicini al termine della guerra, nonostante fosse fatta una spartizione. E già quando si parla di spartizione a livello geopolitico c'è da porsi diverse domande. Voi sapete che io sono quello delle domande, fondamentalmente. Oggi, Quindi, trattato, prego. no, dicevo, scusami Marco, oggi rivesti il ruolo di chi dà delle risposte. Cioè, o comunque diciamo che cercherò di imbastire un discorso abbastanza organico, dopodiché qualche domanda comunque mi verrà da porre perché più o meno se volete oziosa o pleonastica, ma qualche domanda mi verrà da porre perché non riesco a rinunciare, è una deformazione professionale ormai. Tornando a noi, quindi soprattutto chi il paese guida della vittoria sul nazifascismo e quindi anche sugli alleati dei paesi nazifascisti, ovvero gli Stati Uniti d'America, anche se qualcuno potrebbe leggere in questo costrutto un simpatico aneddoto. Comunque, sostanzialmente gli Stati Uniti d'America hanno spinto per creare un'alleanza geopolitica barra militare a protezione degli interessi degli stati occidentali, cioè fondamentalmente dei propri. Questo, se mi permettete, il piccolo commento. Lui aveva creato sostanzialmente le basi, gli Stati Uniti d'America avevano creato le basi per una colonizzazione a livello europeo e la NATO ha rappresentato sostanzialmente lo strumento col quale poterlo fare. E questo ormai oggettivamente è abbastanza chiaro anche a coloro i quali non ne hanno viste le origini quella volta. Detto questo, sostanzialmente contraltare al regime comunista che si era sviluppato e prosperava in Russia, tanto sia che poi non si parlava più semplicemente di Russia, ma di Unione Sovietica. Uno degli episodi che fondamentalmente ha radicato la convinzione che la NATO fosse necessaria, si fa risalire sostanzialmente al ponte di Berlino, il cosiddetto ponte aereo di Berlino. Perché? Perché quando ci fu la spartizione della Germania in due tronconi tra asse occidentale e asse, diciamo, sovietico,
o filo comunista, Berlino è stata divisa di fatto in due zone. E i russi, come li definivano loro all'epoca, comunque i sovietici, impedivano sostanzialmente ai cittadini berlinesi est di sconfinare verso l'ovest, creando una barriera, da qui poi il mitico Checkpoint Charlie è il più famoso tra i punti di controllo del muro di Berlino, per evitare appunto che ci fossero delle dilazioni dalla propria sfera di influenza verso quella occidentale. Allora, diciamo, come operazione di sostegno alla popolazione che cercava rifugio nella quota occidentale di Berlino, si creò un ponte aereo dopo la chiusura praticamente di questa frontiera, che poi divenne fisica, poi fu smantellata, come sappiamo tutti, qualche anno fa, e procurando praticamente vettovagliamenti e assistenza alla popolazione tedesca che in quel momento era in balia degli eventi. Da lì poi appunto nacque questa organizzazione, NATO, OTAN, la doppia dicitura, perché è una dicitura francese, essendo uno dei paesi fondatori, tra parentesi, che appunto costituisce un'alleanza geopolitica militare tra un numero di paesi che originariamente erano 12. Per cui i paesi fondatori inizialmente erano Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti. Ultimi manovri. Un'alleanza che prevedeva naturalmente, in caso di attacco ad uno di questi paesi, che tutti fossero considerati alla stregua. Allora, sostanzialmente il punto cardine dell'alleanza, come tutt'oggi risulta essere, anche nonostante le sue anzi, ha maggior ragione per le sue modificazioni e per le necessità dello Stato leader, qua faccio un piccolo riferimento, i politologi più illuminati definiscono la NATO come il patto fantasma. Il perché lo possiamo anche abbastanza facilmente intuire, perché sostanzialmente si tratta di una sorta di, che posso dire io, associazione bocciofila degli Stati Uniti d'America. Perdonatemi il paragone, ma sostanzialmente è il cortile di casa. Perché? Perché alla fine della fiera, se è pur vero che il segretario generale della NATO viene nominato tra personalità eminenti dei paesi europei appartenenti alla NATO, è anche vero che la nomina fondamentalmente è mostruosamente pilotata. Poi potremmo anche arrivare a vedere quali sono le conseguenze di questa nomina una volta terminato il mandato, oltre che in precedenza. E negli ultimi due casi si è trattato di due personalità che avevano già rivestito ruoli all'interno dei propri ordinamenti nazionali, e parliamo di un danese e di un norvegese. In questo caso abbiamo Stoltenberg, adesso, che è norvegese, che è l'ex primo ministro norvegese appartenente al partito laburista, e già qua si aprirebbe una bella parentesi. Tornando un attimino indietro, il fondamento dell'assistenza, della mutua assistenza all'interno della NATO è chiaramente dovuto all'articolo 5 del trattato, che nella sua, diciamo, configurazione originaria diceva testuali parole: le parti concordano che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o in America settentrionale deve essere considerato come un attacco contro tutte, e di conseguenza concordano che se tale attacco armato avviene, ognuna di esse, in esercizio del diritto di autodifesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, dopo andremo a vedere anche questo, assisterà la parte o le parti attaccate prendendo immediatamente, individualmente o in concerto con altre parti, tutte le azioni che ritiene necessarie, incluso l'uso della forza armata per ripristinare e mantenere la sicurezza dell'area nord-atlantica. Insunto, attaccate uno di noi è un po' come i tre moschettieri,
attaccate tutti quanti. Quindi ognuno deve poter intervenire nel momento in cui venisse chiamato a farlo. Possiamo vedere immediatamente, se credete, la stesura attuale dell'articolo 5 del trattato, noterete qualche piccolissima differenza. E rimanendo su questa versione originaria, Marco, la conseguenza logica è che naturalmente ognuno sia corso all'armamento. E qua apriamo un altro capitolo che però non è, come dire, di pertinenza dell'atto storico della NATO, ma della sua involuzione, perché non parlerei di evoluzione onestamente, cioè, se dovessi farlo storico. Diciamo semplicemente che è stata, ad ascoltare la lettura dell'articolo 5, perlomeno nella sua versione originale, adesso tu ci darai quella che poi è la versione modificata, si comprende poi quello che è avvenuto, e cioè che c'è stata una corsa agli armamenti anche di carattere nucleare, cioè ognuno ha affilato le armi sostanzialmente. Sì, peccato che ci sia un trattato di non proliferazione delle armi nucleari che non è stato minimamente rispettato, quantomeno da 10 anni a questa parte, per non parlare del fatto che non lo è mai stato tout court, c'è stato solo uno stop di un breve periodo, dopodiché quando si è di nuovo riscaldata l'atmosfera tra diciamo blocco orientale e blocco occidentale, abbiamo ripreso delle grandi attività. Poi vabbè, abbiamo parlato anche recentemente delle evoluzioni in positivo del bilancio vendita armamenti da parte dell'Italia, che è uno dei paesi che non dovrebbe proliferare, ma prolifera molto bene a quanto pare. Tanto si è che abbiamo le file degli armamenti nucleari rimpinguate anche all'interno degli hangar italiani. Però scusa Marco, prima che tu prosegua nella lettura dell'articolo 5, così ti faccio riposare un po', visto che insomma, gli Stati Uniti d'America sono intervenuti durante la fine dell'evento bellico e hanno dato una mano alla Russia, no? Sì. In quel caso hanno aiutato anche i russi pur essendo comunisti. Poi, dopo la guerra, hanno ritenuto di fare un'alleanza contro questi comunisti. Cioè, come si giustifica questo comportamento contraddittorio? Allora, e qua apriamo, tu dici vuoi farmi riposare, in realtà ti posso garantire. ma prima di partire con l'alleanza, insomma, come si spiega questa storia qui, insomma? Questi prima li aiutano e poi si mettono contro. Come funziona? Bisognerebbe entrare nella mentalità degli statunitensi. Non li definirei, perché, torno a ripetere, mi pare di aver già menzionato questa cosa, cioè quando parliamo di americani non parliamo necessariamente degli statunitensi e viceversa. Normalmente invece nel linguaggio comune quando si parla di statunitensi non li si definisce tali, ma si definisce gli americani, come se rappresentassero tutta l'America, cosa che non è assolutamente vera, anche perché nonostante grandi affinità o perlomeno grandi interessi reciproci, i canadesi e gli statunitensi per esempio sono entrambi americani come popolazioni, come popoli, non si possono vedere. Fa onore al nostro amico, no? Prego? Fa onore al nostro amico Vespucci. Sì. Sì. Grande pioniere, grande esploratore, grande navigatore. Non per niente la nave scuola della Marina Militare Italiana è a lui intitolata, ma queste sono facezie. Tornando a noi, gli Stati Uniti, Quando si muovono, soprattutto ultimamente, cioè negli ultimi 50 anni, dubito che lo facciano per disinteresse. E quelli che lo fanno per disinteresse o semplicemente perché gli viene ordinato sono i poveri soldatini ai quali viene fatto lavaggio del cervello, che sono straconvinti di agire per l'Arcangelo Gabriele probabilmente, ma non è così. Le ragioni sono economiche e logistiche, tanto si è che a margine della NATO negli ultimi anni, soprattutto dal 2013, si sta sviluppando un'altra questione che non si chiama NATO, si chiama TTIP. Esattamente. Che è la cosiddetta NATO economica. Parleremo anche di quella poi, perché anche su quello c'è un discorso abbastanza
spinoso da abbastanza lungo, sì, è difficile da Se Dio affrontare. vuole, la stiamo ancora scampando in questo momento perché più popolazioni, inclusa la Francia, che tra le altre cose dalla NATO è entrata e uscita, dalla NATO è uscita e poi nella NATO è rientrata, è uno dei paesi che sta facendo più o meno finta opposizione dal punto di vista del suo governo, della sua amministrazione. Dal punto di vista della popolazione, sono ben convinto che i francesi non abbiano molti interessi a vedere proliferare il TTIP, così Beh, come non lo abbiamo noi. ma i francesi infatti in questo momento, benché si ricevano molte poche notizie, ma sono in grande fermento, in grandissimo fermento, perché stanno conducendo una durissima battaglia contro il loro Jobs Act, quindi le piazze sono davvero gremite. Ma appunto Marco, come tu dicevi, questo è un altro discorso che meriterà almeno altre due trasmissioni. Conviene continuare a mantenere il filo del discorso che stavi facendo. Quindi, a parte il fatto che, permettimi la battuta, parlare di Jobs Act in Francia è praticamente una bestemmia perché i francesi sono notoriamente nazionalisti e molto più autarchici di noi, per cui loro l'inglese lo utilizzano solo torto collo, ma questo è un altro discorso. Poi, continuando, gli Stati Uniti, o chi li governa per essere preciso, o meglio, chi esercita la funzione di amministrazione o governo, agli ordini di qualche potentato del quale non si conoscono molti particolari, ma sono grandi famiglie che derivano dall'antichità e che hanno portato avanti il dominio economico del mondo nel corso del tempo. Questo non è complottismo, è un dato di fatto, basta andare a scavare un pochettino. Certo. Vedono nei propri alleati un mezzo di espansione. È come se fosse una sorta di neocolonialismo. Quindi quando fanno le cose, hanno dato una mano ai russi, mica per altro, perché il loro interesse li portava da quella parte, altrimenti non lo avrebbero fatto. E sono andati talmente d'accordo che a un certo punto hanno deciso di spartirsi il mondo. Per cui hanno detto noi possiamo rinunciare a quella parte di mondo perché fatalità. Sulla Russia non potevano mettere le mani, e stiamo parlando di uno dei territori più vasti che ci sia su scala mondiale, proprio a livello proprio di metri quadri, come dire, Di estensione, certo. di estensione quindi, e ricco di risorse di ogni genere, oltre misura, quando il resto del blocco, diciamo ex blocco sovietico, comunque non rappresentava una grande acquisizione di ricchezza. O di immediato tornaconto o di tornaconto a medio termine. Lo sta diventando ora a lungo termine, ma poi arriveremo a questo discorso. Ma potevano allearsi con i nazisti. Sì, avrebbero potuto farlo, ma la scelta credo che a quel punto fosse anche un minimo etica, perché bisogna anche riconoscere loro che i buoni e i cattivi sono dappertutto, quindi i buoni ce li hanno anche loro, non li abbiamo soltanto noi, ecco. Ma al di là dell'etica è perché comunque, scusatemi un attimo, C'è qualche scusatemi un problema? attimo, sì, ho un problema, scusatemi un attimo, ho un problema, Sì, scusatemi un secondo. fai pure Marco. Rosario, io ti chiedevo in chat se abbiamo notizie di Massimo, magari riusciamo a sapere se interverrà No, perlomeno non verso la sappiamo fine della niente, trasmissione. Antonella, perché ho anche scritto a Massimo, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Sono anche preoccupata a questo punto, per essere sincero, Sì, perché non di avendo solito è molto notizie è chiaro. preciso. Comunque, ecco, il discorso che stavamo facendo con Marco è un discorso sicuramente molto interessante, anche un po' difficile da tenere, nel senso che sono talmente tali e tanti i risvolti, i rivoli nei quali l'acqua di questo fiume si può perdere, che le domande sono tante, come diceva anche Marco all'inizio della trasmissione. Certo, mantenere la barra non è facile. Non so se abbiamo delle domande in chat o comunque dei messaggi, però voglio ricordare ai nostri ascoltatori che possono intervenire in diretta anche telefonica allo 0422 1626 622, oppure mandando dei messaggi su WhatsApp, sulla chat di Radio Saiuz,
Insomma, se volete trovarci, ci trovate. Se volete comunicare con noi, potete farlo senza problemi. E ricordo anche che dopo questa prima parte introduttiva, prettamente storica se vogliamo, dalla prossima settimana parleremo di NATO in maniera un po' più attuale anche rispetto ai venti di guerra che purtroppo spirano sul nostro paese. Bene, vediamo se Marco ha la possibilità di collegarsi nuovamente con noi, se ha risolto i suoi problemi, spero di sì. Marco? Ci sono. Bene, allora riprendiamo il discorso. Dicevo appunto che è un po' difficile rimanere sulla palla, come suol dirsi, perché sono tanti i risvolti, ma tornando a quello che dicevi, quindi un'alleanza con i nazifascisti sarebbe risultata anche soprattutto eticamente decisamente difficile, per cui hanno trovato il momento migliore nella fine della guerra per colonizzare i territori che interessavano loro, perché voglio dire, comunque i nazisti, Dio li perdoni, tecnologicamente avevano raggiunto un livello anche nell'armamento che gli altri paesi difficilmente sono riusciti ad eguagliare, se non verso la fine della guerra. Diremo anche questo: quando gli Stati Uniti hanno collaudato, ahimè, le due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, non le hanno realizzate con personale unicamente statunitense. Assolutamente no. Anzi. Ci siamo di mezzo anche noi, quindi la coscienza di italiani dovrebbe anche rimordere un pochettino, come dire. Hanno atteso la fine della guerra per potersi appropriare a buon mercato di due estensioni non indifferenti, quali la Germania e l'Italia. L'Italia, ragazzi, stiamo parlando del paese al mondo che possiede l'80% della ricchezza culturale e, se vogliamo, storica. Mm-hmm. Quindi un valore assoluto e incalcolabile da ogni punto di vista. E poi logisticamente mostruosamente importante, perché voglio dire, un asse sul Mediterraneo, c'è cioè un trampolino, letteralmente un trampolino sul Mediterraneo, sul Nord Africa e sull'immediato, diciamo, sud-est europeo. Certo. E verso il Medio Oriente, quindi cioè, stiamo parlando di una miniera d'oro dal punto di vista culturale. Miniera d'oro anche da un punto di vista logistico. Marco, scusami, io ti voglio interrompere. Sì. Prego. Perché mi viene in mente un concetto dell'etica, abbiamo parlato prima, etica e ricerca, etica e scienze. Quindi la ricerca può andare avanti, può anche inventarsi la bomba atomica, quindi l'idrogeno e tutte le reazioni chimiche, eccetera. Bisogna vedere come si usano. Ma se guarda, io... Sì, voglio dire, c'è un filone di utilizzo etico di questa ricerca, dipende da come si fa. Se non è supportata dall'etica, la ricerca credo che fallisca. Come dice qualcuno di nostra comune conoscenza, la scienza senza coscienza, perdonate il pasticcio, non conduce se non all'autodistruzione. Che poi è quello che stiamo assistendo quest'oggi. Per cui è anche importante sottolineare che questa disquisizione, questo argomento che stiamo affrontando quest'oggi in questa maniera, non vuole essere una campagna anti-americana, certo. Non c'è un anti da nessuna parte, c'è solo la voglia di capire come stanno le cose e soprattutto c'è voglia di comprendere come siamo arrivati noi a questo stato di cose. Com'è possibile che noi si sia perduti completamente la sovranità, il potere decisionale, la capacità e la volontà di essere padroni in casa propria? Perché è indiscutibile che ci sia una sorta di non voglio dire servilismo, ma c'è una buona, buonissima dose di lassismo in questo senso. Sì, c'è una condiscendenza decisamente esagerata. Nella prossima scusa, Marco? No, stavo interrompendo, ho interrotto io. Ah, no.
Per cui abbiamo il dovere di capire come popolo, come cittadini, come mai non riusciamo più ad avere autonomia decisionale. Per cui chiariamo, sgombriamo subito il campo da ogni genere di fraintendimento. Non c'è la voglia di essere anti nei confronti di nessuno, ma soltanto la voglia di capire e di comprendere lo stato dell'arte. Quindi questa disquisizione di carattere più o meno storico, diciamo così. Siamo partiti dalla versione originaria dell'articolo numero 5. Quali sono stati i cambiamenti, Marco, apportati a questo articolo? Adesso lo leggiamo insieme. Allora, le parti convengono che un attacco armato contro uno o più di essi in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti. E questa è la parte, scusate la ripetizione, La che prima versione. rimane abbastanza fedele all'originale. Sì. E di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio della legittima difesa individuale o collettiva riconosciuta dall'articolo 51, e torneremo anche su questo, come già detto prima, assisterà la parte o le parti attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente, di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, compreso l'uso delle forze armate, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e le sicurezze internazionali. Ok? Leggete la differenza tra una stesura e l'altra? Qua si parla adesso di Consiglio di sicurezza. Ecco. Allora, se facessimo riferimento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, noteremo quanto alcuni dei paesi fondatori della NATO non rientrino nel Consiglio di sicurezza della NATO come permanenti. Sì. Quindi c'è da chiedersi chi sono i componenti permanenti del Consiglio di sicurezza? Punto di domanda. Se invece facciamo riferimento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, allora il discorso cambia. È ancora più restrittivo. Però almeno, come dire, uno degli attori principali da entrambe le parti è sempre lo stesso. Provate a indovinare quale. Gli Stati Uniti d'America. Ecco, Ma no. mi sentite? Marco, Antonella, senti? Rosario? No, non c'entrano niente loro, se vuoi. Antonella? No, perché sembra che Antonella non sente. Marco, ci sei? Io ti sento benissimo e sento anche loro. Ecco, Vai, no, no. parla. Sì, sentiamo, ma loro non sentono noi. Ah, Vediamo un Rosario? attimino. Ci Rosario? siamo? Antonella, vedi che non ci sarà successo qualcosa a Skype loro che non ricevono Rosario, noi l'audio. adesso ti sentiamo, tu ci senti? Ok, Perfetto, perfetto. Sì, perché c'è stato allora un momento ci di. siamo aggiornati. Perfetto. Allora, Tranquillo. Marco, scusa, noi ci siamo persi un po' qualcosa perché abbiamo avuto qualche problema di linea, evidentemente. Che strano, proprio quando stiamo parlando di questo argomento. E continuiamo ad averlo, a quanto pare. Mi sentite ora? sì, è strano, tutto questo è strano, sì. Ma stavamo parlando di Consiglio di sicurezza. E purtroppo noi abbiamo un audio che va a tratti, per cui se tu volessi per favore ripetere un attimo quello che hai detto, avremmo la possibilità di tornare nel discorso con te. Dicevo che in quest'ultima stesura compare, o se preferite, viene menzionato il Consiglio di sicurezza. Ecco, perché effettivamente abbiamo magari omesso di ricordare l'organigramma della NATO. Ecco. Allora,
perché non rientra nel suo, nel, diciamo, nel, nella sua storicità, ma semplicemente nella sua evoluzione. Non era fondamentale all'epoca, lo è molto di più ora, o meglio, sempre stata una parte dell'organizzazione, ma ora come ora è un po' diverso il discorso. Ciò detto e ciò premesso, quando parliamo di Consiglio di sicurezza potrebbe venire in mente che cosa? Il Consiglio di sicurezza della NATO, ma anche quello delle Nazioni Unite. Fatalità, la riflessione che stavo facendo io è che c'è uno degli attori principali, fondatori della NATO e appartenenti chiaramente al Consiglio di sicurezza dell'ONU, è sempre lo stesso. Che fatalità ha il voto più pesante? Allora la domanda era, indovinate quale? Avevamo risposto agli Stati Uniti. Esatto. A questo punto molte cose diventano abbastanza chiare, quindi c'è stata un'evoluzione in senso molto più corporativista dell'articolo 5 rispetto alla stesura originale, tanto perché comunque adesso i paesi appartenenti da 12 in partenza sono diventati 28, dei quali 24 europei e 4 non europei. Per non parlare del fatto che ci saranno delle adesioni prossimamente, perché il Montenegro diventerà il 29esimo paese della NATO. Allora, la domanda che ci poniamo adesso, se inizialmente... Mi sentite? Pronto? Abbiamo perso... Antonella di nuovo non ci sente, Marco. Io ora sì. Ci senti? Io sì. Benissimo, allora. No, adesso sì. Va bene. Quindi questo era un riferimento che volevo fare, possiamo anche vederlo eventualmente nel... Quindi dicevi, Marco, se... Dicevamo l'evoluzione dell'articolo 5 in senso più corporativista, il voto pesante degli Stati Uniti e la, come dire, la diversa declinazione dell'alleanza nel corso del tempo. Per parlare però di organigramma, tra virgolette, della rimanderei alla prossima puntata, come dire. Direi di sì, un attimo soltanto che vediamo di ripristinare, perché cade continuamente l'audio verso Antonella, perché noi la sentiamo ma loro non riescono a sentirci, non capisco perché. No, purtroppo abbiamo dei momenti di vuoto. E rimane complicato poi seguire il discorso che stava facendo Marco, quindi abbi pazienza e abbiano pazienza anche i nostri ascoltatori, ma purtroppo sono i soliti impicci tecnici questi. Ma quindi, tutto dipende da questo Skype qua, adesso sto ovviando su un altro software. Dicevi, Marco, che dicevo che sostanzialmente tutta la parte che riguarda l'organigramma, che la parte che riguarda l'organigramma la potremo vedere in un secondo momento. Ora mi soffermerei un attimino sull'articolo 5 e poi sul riferimento all'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, o della Carta delle Nazioni Unite, se preferiamo. Mi seguite? Sì, allora, sono cascati in questo momento, secondo me stanno rilanciando Skype, perché hanno dei problemi proprio con Skype, Marco. Allora, cari amici, state ascoltando la puntata Spazio Aperto del mercoledì alle 18.30. Oggi, 1 giugno 2016, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Skype con Antonella Entrenò e Ugo Lombardi. Vediamo se ci sono. Antonella? Non so se ci siamo riusciti. Prova un attimo, vai. Noi ci siamo, perlomeno proviamo ad esserci. Va bene. Marco, tu ci sei, non vai via, quindi siamo a posto. Ok. Allora, sì, Marco, dunque, per quanto riguarda l'organigramma, sicuramente ne parleremo durante la prossima trasmissione, anche perché è di interesse più attuale. Bene. Tornando al nostro articolo 5, e poi faremo riferimento all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, questo sarebbe il testo, si considera questo sia il testo che possa permettere di considerare legale qualsiasi intervento in risposta ad un attacco terroristico. Bene. E qui abbiamo il fil rouge. Prego. È una differenza sostanziale. Sì. Abbiamo il fil rouge che ci collega dritti dritti all'11 settembre. Ecco qui. E conseguenze. Spartiacque, se vogliamo.
Poi vorrei fare riferimento all'articolo 51 della Carta ONU. Prego, Marco. Che dice una cosa alla volta. L'articolo 51 della Carta ONU. Aspetta, perché poi abbiamo. Dice: nessuna disposizione del presente statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fin tanto che il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza nazionale. Le misure prese da membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente statuto, al Consiglio di sicurezza di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Trovate nulla di similare? Beh, io mi chiedo quali sono le armi, cioè attacco armato, che significa? Qui stiamo parlando, visto che non si fa specifica particolare, qui stiamo parlando di uso delle armi. Quali armi? Cioè, quali armi? Tutte le armi consentite. Tutte le armi consentite. Ecco, un'invasione è anche un'arma, no? Certo, quindi stiamo parlando di attacco terrestre, aereo, navale, missilistico e tutto quello che ci va dietro, perché se è vero che esiste un trattato di non proliferazione, non è detto che ci sia non mi pare che al di là delle convenzioni Ginevra e filiali, non mi pare che si dica che non si debba assolutamente utilizzare un ordigno nucleare, tanto si è che i due blocchi continuano a paventare questa ipotesi e non sono loro, quindi dopo Marco, scusami, ti interrompo perché tu parli ancora di due blocchi, però scusami, noi abbiamo un blocco di Varsavia, mi pare che non ci sia più, no perlomeno è stato divisionato, anche perché poi l'Unione Sovietica si è divisa in tanti staterelli, poi ognuno ha conquistato la propria autonomia, e quindi abbiamo un blocco che è monco, mentre Bruxelles si è trasformato invece in una capitale della Comunità Europea. Alla luce di queste situazioni nuove, qual è la parte della NATO? Il blocco o la ex Unione Sovietica priva dei suoi satelliti? I due blocchi sono Stati Uniti e vassalli e Russia dall'altra parte. Ecco, allora. Non mi sentirei neanche di includere la Cina dall'altra parte, perché quella costituisce un blocco per sé. Per gli Stati Uniti la Cina è un blocco della digestione in questo momento. Certo, quindi parlare di blocco, insomma, mi sembra un po' esagerato. Parlo della controparte. Dipende da che punto vuoi vedere la cosa. Sono sempre due blocchi contrapposti. Il fatto che un blocco sia praticamente mononazione, stiamo parlando però di un blocco che comprende 11 fusi orari. Certo. E che quindi al suo interno comunque c'è una differenziazione non da poco, sì, anche culturale, se vogliamo, per cui... Ma prima non dimentichiamo, c'erano i paesi come la Bulgaria, la Cecoslovacchia e tutto il resto che facevano parte del blocco. Adesso credo che non siano più parte del blocco di Varsavia. No, non lo sono più, perché il blocco stesso è stato sciolto, perché sono regimi pseudo-democratici, scusate il pseudo, e perché comunque in questo momento rispondono più a logiche vicine agli Stati Uniti che non al resto. Ancora forse la Repubblica Ceca e la Slovacchia sono ancora abbastanza come dire neutre, ma ci sono delle attinenze fortissime, perché comunque hanno una specie di dipendenza psicologica dalla Germania per certi aspetti,
e di conseguenza anche dagli Stati Uniti. Sì, ma poi parliamo, se poi aggiungiamo per esempio Bulgaria fa parte della Comunità Europea o dell'Unione Europea, se preferite. La Romania fa parte dell'Unione Europea ed è uno dei prossimi territori di conquista della NATO, tra parentesi, anche dal punto di vista missilistico. La Polonia, che viaggiava per i fatti suoi, ma di fatto veniva ripresa. E Germania. La Polonia è già diventato un baluardo missilistico della NATO, quindi non so di che cosa non stiamo parlando, più di che cosa stiamo parlando. I blocchi esistono ancora, sono a ripetere. Devo portare, Marco, l'accento sulla definizione di armi, scusami, perché questa definizione, credo, correggimi se sbaglio, è una definizione molto generica, ma diciamo perde la sua specificità, nel senso che se è vero che prima c'era il carro armato, come c'è tuttora, voglio dire, le bombe, i fucili, i proiettili, e credo che ci siano adesso armi molto più sofisticate che, pur essendoci, ufficialmente non ci sono. Sì. Allora, quando vengono applicate queste armi, ci si accorge che c'è qualcuno che attacca o no? Beh, se parliamo di armi di distruzione di massa, chi se ne accorge è quello che sopravvive, fondamentalmente, perché sono talmente intelligenti, se di intelligenza delle armi si può parlare, che effettivamente sono programmate e progettate per arrivare immediatamente allo scopo o arrivarci nel minor tempo possibile. Della serie, se uno dei confettini nucleari che abbiamo qui vicino ad Aviano dovesse saltare per qualche motivo, io credo che non farò tempo ad accorgermene. Se ne accorgeranno in Toscana, probabilmente. Sì. Quantomeno fino a un terzo del Veneto sparirà nel giro di una mezz'ora, penso. Perché le bombe atomiche che abbiamo adesso non sono quelle di una volta, non sono quelle di Hiroshima e Nagasaki. Quelle erano veramente dei confetti di matrimonio al confronto. Stiamo parlando di armi che possono creare una devastazione che neanche ci immaginiamo. In pochi secondi. Interi territori che spariscono. Vita umana che viene letteralmente disintegrata. Territorio contaminato per anni e anni e anni e anni e anni. Impossibilità di ripristino. Blocco di tutte le comunicazioni. Certo, viene tutto assolutamente azzerato, ma giusto per rendere l'idea, Marco, le basi NATO nel nostro paese ad oggi quante sono e dove sono localizzate? Oh, mi ero preparato anche a questa domanda. Allora, nel nostro paese ci sono 2000 edifici presieduti o posseduti dalle forze armate statunitensi nel nostro paese. 1100 edifici affittati dagli americani, 1.780.000 metri quadri di superficie totale tra edifici posseduti in affitto, 15.500 militari USA presenti in Italia, in realtà sono ben di più, 4.500 civili USA che lavorano nelle basi e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, siamo circa una ventina, grosso modo. Caspita. Una ventina di basi? Sì, a vario titolo e vario livello, sì, con forze varie, tra navali, aeree e missilistiche. Ecco, localizzate dove? Da nord a sud abbiamo Friuli, abbiamo Veneto, abbiamo Toscana, abbiamo Lazio, abbiamo Sardegna, attenzione, abbiamo Campania, Puglia e Sicilia. Praticamente sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Uno dice anche Emilia-Romagna per la verità, ma comunque. Però per capirci, per intendere, la distribuzione sul territorio copre l'intera nazione? Assolutamente sì. Ecco,
Quindi, considerato quello che poi potrebbe avvenire o comunque sta già avvenendo, è chiaro e scontato che il nostro paese assume un ruolo importantissimo, verrebbe da dire che potrebbe essere considerata tranquillamente la prima linea. Assolutamente sì. Senza possibilità di esclusione, cioè essendo aderenti a questo patto e facendone parte, non possiamo assolutamente tirarci indietro. Per la summa, perdonami Antonella, sequenza. Perdonami, la summa delle installazioni militari, dei militari NATO-USA, USA-NATO, sono 113 in Italia. 113. Installazioni, non sì. Basi in senso stretto. Senza dimenticare tutto quello che attorno adesso ruota, perché certo. Poi ci sono anche i sistemi di comunicazione, sappiamo che in Sicilia c'è il MUOS contro il quale tutti davvero i siciliani si stanno muovendo, perché oltre a rappresentare un gravissimo problema per la salute della collettività, cosa che sembra non interessi a nessuno, perché ormai è acclarato quanto dannose siano le onde elettromagnetiche, esatto. Comunque i campi magnetici per la salute umana, per cui a nulla importa, a nessuno importa, tutto può essere sacrificato, soprattutto la salute dei concittadini, in favore di un'azione comunque militare, perché la guerra oggi non può essere più intesa come quella alla quale hanno assistito i nostri nonni e i nostri bisnonni. Dimentichiamocela, quella sarà quello sarà l'epilogo finale, ma noi siamo già sostanzialmente in guerra, una guerra economica, una guerra. Ti ringrazio Antonella, mi hai rubato le parole di bocca, perché stavo proprio per dire, in risposta a Ugo tra le altre cose, che quando si parla di armi noi pensiamo sempre che le armi siano strettamente intese quelle belliche, cioè pistole, fucili, mitragliatori, carri armati, aerei, bombe, missili, eccetera, 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 eccetera. Ma noi la guerra la stiamo già vivendo da mo', nel senso che noi stiamo già combattendo a livello economico per la sopravvivenza. E i due blocchi ai quali faccio riferimento io normalmente sono anche i blocchi che stanno nei quali si sta dividendo la popolazione mondiale, cioè quelli che possono e quelli che non possono, e quelli che si stanno avviando a non potere, purtroppo dovrò ricomprendere in quelli che non possono. Il cosiddetto ceto medio, come dice qualcuno, sta diventando quello di quelli che non possono. Infatti, prima era... Scusami Marco, prego. Infatti quando facevo riferimento al fenomeno invasione, ci può essere anche un fenomeno di invasione pacifica, e senza togliere nulla ai concetti vicini alla solidarietà, io credo che ci sia anche una legge fisica che impedisca il travaso di un contenuto di un oggetto più grande in un contenuto più piccolo. Certo. Mi riferisco al fenomeno della migrazione. Ripeto, sì. Senza togliere nulla, questo fenomeno deve comunque essere affrontato. E se abbiamo, e credo che sia anche questa un'arma di guerra, se è vero che abbiamo i nostri confini chiusi a nord, mi pare chiaro che il fenomeno debba essere gestito esclusivamente da noi. Allora, se questa così invasione condita di tanta solidarietà continua, secondo te come andrà a finire? Io non sarei molto lontano dall'ipotesi della guerra civile. Perché ci sono tutti i margini perché questo possa accadere, sfortunatamente. Una certa tensione sociale oramai è palpabile, non certo. È difficile registrare momenti di tensione, soprattutto nei luoghi di aggregazione, negli uffici pubblici, anche nell'ufficio postale, cioè ormai si attende con una grandissima insofferenza, ma quell'insofferenza non è dettata dai tempi di attesa, che certo potrebbero essere inferiori, ma che comunque prima si,
sostenevano con maggiore facilità e con maggiore anche giovialità, perché poteva essere un momento di incontro, anche di socializzazione se vogliamo. Ma ormai si è venuta a determinare una situazione, una tensione sociale tangibile, soprattutto nei luoghi di aggregazione, vuoi anche sostenuta da una certa paura che un certo tipo di informazione sta continuando ad alimentare. Non dimentichiamo il velo che è calato sull'episodio del Bataclan, per esempio, episodio sul quale Giulietto Chiesa è stato anche attaccato per aver espresso delle opinioni che, se vogliamo, con un minimo di osservazione sono assolutamente e completamente condivisibili. Sì, ma io volevo anche aggiungere, scusa Antonella, un problema relativo a cui tu facevi riferimento a un problema anche sanitario. Il nostro sistema sanitario è già tanto zoppicante, no? E investiamo un sacco di soldi, ma per avere una sanità molto scadente. Bene o male, i nostri ospiti vengono inseriti negli elenchi che fanno riferimento ad un elenco nazionale in cui siamo tutti quanti noi in attesa di essere poi visitati o ricoverati. Il nostro sistema sanitario sarà in grado di sopportare anche un ulteriore inserimento di tantissima gente nuova che dovrà essere poi seguita dal punto di vista appunto sanitario? Già è claudicante il nostro sistema, sarà in grado di sostenerlo? Questo è un altro motivo di tensione, della tensione, è un'altra cosa che va ad alimentare quella tensione sociale di cui si parlava poc'anzi. Quindi tutto questo, naturalmente, Marco, serve a lasciare intendere quanto diversa sia adesso l'immagine di una guerra nella quale siamo già sostanzialmente immersi, ma che non percepiamo come tale, perché comunque manteniamo una apparente normalità nel nostro vivere quotidiano. Ma ritornando al discorso iniziale, e che dovremo necessariamente approfondire nella prossima trasmissione, perché parleremo appunto dell'impatto attuale della nostra aderenza. Tornando al discorso originale, il nostro territorio che vede una presenza così massiccia e importante di basi, nell'immediato futuro quale ruolo potrebbe andare a rivestire e in che misura, in che maniera verrà, tra virgolette, utilizzato dalla NATO? Base d'appoggio. Una base d'appoggio soltanto? Da qui partiranno caccia, navi, droni, probabilmente anche missili che fino adesso non sono mai venuti allo scoperto, ma che ci sono comunque, al di là delle leggende metropolitane. Abbiamo una moderata certezza che tra il territorio friulano e quello veneto ci siano comunque delle installazioni che noi non conosciamo. Supporto logistico, ma secondo voi non è già abbastanza? Siamo in mezzo. Certo che è già abbastanza, perché oltre a base logistica diventeremo anche bersaglio, perché ovviamente la controparte non starà lì a girarsi i pollici, no? Colpirà gli obiettivi sensibili, e considerato che gli obiettivi sensibili sono praticamente nelle nostre città, è ovvio che oltre ad essere una base d'appoggio diventeremo un vero e proprio bersaglio. Anche un bersaglio che verrà colpito molto duramente, perché siamo un importantissimo punto di riferimento. Per cui, a che serve all'Italia oggi rimanere all'interno della NATO? È più un danno che altro, però i ben pensanti dicono: e poi chi ci difende se ci succede qualcosa? E allora io comincio a pensare che la gente non abbia più il senso della neutralità. Bisogna vedere chi ci attacca. Esattamente. Io sono convinto che comunque, al di là di tutto, che dall'altra parte, oltre Cortina, ci sia qualcuno che sappia cosa può perdere se dovesse distruggere l'Italia. Sarebbe meglio se se la tenesse stretta. Viceversa, probabilmente chi ha mire espansionisti, che non si fa tanti problemi e nel colonizzare un territorio, come di fatto sta avvenendo, e nel generarne l'eventuale distruzione, certo, se rientra negli scopi. Quindi il mio timore non è più tanto a est, ma è gli stessi alleati che abbiamo. Esatto, perché ricordiamo che il MUOS, ripeto, in Sicilia
non è voluto dalla ex Unione Sovietica, ma è voluto dai nostri stessi alleati. Ecco, Certo. quindi Tutto forse. rientra comunque nel programma per il nuovo secolo americano e questo è un altro discorso che si accompagna al tutto a livello geopolitico. Ecco. Ci saremmo dovuti attenere molto di più alla parte puramente storica della NATO, ma siamo finiti sul versante politico per forza di cose. Beh, anche il versante politico è storia, perché comunque la storia è fatta da avvenimenti di questo tipo. Le decisioni sono state prese a livello politico, sono state sostenute da esso, per cui il semplice dato nozionistico non interessa, interessa capire perché si è arrivati a questo Le punto. occasioni sono ghiotte. Per cui se non si fa anche una panoramica su quelle che sono state, su quelli che sono stati i fatti politici che hanno determinato l'assunzione di certe decisioni da parte degli stati, diventa poi difficile capire come diavolo siamo finiti in questa situazione di sudditanza che presto o tardi ci porterà ad un conflitto che probabilmente non è ancora entrato nella consapevolezza della gente perché è fatto passare per cosa normale e logica. Ma dobbiamo stare attenti perché i segnali naturalmente ci sono tutti. Quindi Marco, noi ci diamo appuntamento mercoledì prossimo per parlare dell'attualità. Continuazione. Certo, per parlare di quello che attualmente sta accadendo e di quelli che saranno i risvolti, essendo noi un paese aderente alla NATO. Parleremo anche della campagna fuori l'Italia dalla NATO condotta proprio da Alternativa Politica, una campagna alla quale naturalmente non è stata data nessuna risonanza. Cercheremo di comprendere l'importanza di questa richiesta e chissà che insomma, non si riesca anche noi a dare il nostro contributo. Per il Allora, momento, prego Marco. due cose in chiusura se posso approfittarne. Sì, Uno certo. è un'altra parte di risposta a Ugo per la domanda che ha fatto prima, Sì. cioè si parla di immigrazione o comunque l'affermazione, insomma, il discorso che abbiamo intavolato. Quando si parla di immigrazione e di confini bloccati, noi subito a nord che abbiamo l'Austria che non fa parte della NATO ed è un paese che può essere schiacciato in un microsecondo. Allora, se ce la fanno loro a tenersi fuori, perché non possiamo farcela anche noi? Infatti, bisogna capire qual è il vincolo. Due, per quanto riguarda, Antonella, invece quello che dicevi tu sul Comitato No Guerra No NATO e tutte le azioni a favore dell'uscita dell'Italia dalla NATO, volevo dire che, poi lo ripeteremo magari anche la prossima volta, a Prato l'11 giugno, corrente anno, al complesso San Nicolò, in piazza Cardinale Nicolò 6 a Prato. Ci sarà un convegno circa il ruolo della NATO nella guerra mondiale a pezzi. Perché a pezzi? Perché pian piano si stanno posizionando i pezzi sullo scacchiere. Parteciperanno Giulietto, naturalmente, Giulietto Chiesa, Manlio Di Nucci, che è un giornalista, tra le altre cose, scrive il suo manifesto, ma i suoi articoli sono di assoluto livello per l'attualità dei contenuti che riguardano appunto tutte le estensioni della NATO e tutta la parte degli armamenti. Ci sarà anche Franco Dinelli che fa parte di Pax Christi, quindi voglio dire una cosa assolutamente trasversale, e padre Fernando Zolli che è un missionario comboniano, quindi voglio dire non mi pare che sia faziosa la cosa, credo che sia largamente condivisa. Beh, persone Ok? di buon senso condividono le iniziative di buon senso, a prescindere da tutto il resto. Quindi va bene Marco, allora naturalmente ridaremo questa notizia il prossimo mercoledì, giusto appunto perché, come diceva Rosario in apertura, all'interno del nostro condominio c'è anche Radio Valdichiana, per cui perlomeno a livello locale si potrebbe sperare in una certa adesione. Comunque, diamo appuntamento a te e a tutti i nostri ascoltatori a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, per analizzare l'attualità
legata alla nostra aderenza al Patronato. Ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale, ringraziamo tutti coloro che ci hanno voluto ascoltare, salutiamo il condominio di Radio Saiuz e vi diamo appuntamento alle 18.30 mercoledì prossimo. Alle 22 siamo ancora qui in diretta su Radio Saiuz per un nuovo appuntamento di Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti per averci seguiti e a più tardi o a mercoledì prossimo. Buon lavoro a tutti, ciao. Ciao Marco.